Poracci, oggi il TG Poro va in pausa, in prossimità delle feste natalizie. Fino a gennaio sul canale vedrete principalmente video speciali. Oggi si torna a parlare di collezionismo e di pezzi rari. Ovviamente, per chi vorrà approfondire l'argomento, mi troverete in live questa sera alle 21.30 sul canale Viola per parlare di retro gaming e collezionismo. Ho parecchie storie poracce da raccontarvi sulla mia collezione. Ci vediamo dopo. Per quanto riguarda solo risposte sbagliate, bravissimo Endpanno 2020 che batte tutti sul tempo scrivendo il titolo completo, Metal Gear Rising Revengeance. La risposta migliore è quella di Apollo, che c'entra appieno il parallelo con Terminator 2, ma tra tutte le risposte spagnoleggianti, quella di Tommy mi ha veramente steso. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, mi raccomando. Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi dal valore inestimabile. Il canale, non i videogiochi. Quello di oggi sarà un video ricchissimo, stavolta sul serio, l'avete letto il titolo, no? Oggi torneremo a parlare di collezionismo videoludico e ho deciso di presentarvi i 10 pezzi più rari e costosi della mia collezione. Prima di tutto però devo fare delle doverose premesse, se no qua succede un casino. Non sto assolutamente flexando il valore della mia collezione, anche perché sono dell'idea che finché non si vende il valore potenziale di tutto è zero. E siccome per ora non ho intenzione di vendere nulla, la mia collezione per ora ha valore nullo, se non quello sentimentale. In secondo luogo, non credo di essere il collezionista più grande al mondo, anzi sono sicuro che voi avete dei pezzi molto più rari e costosi sui vostri scaffali e non ho assolutamente intenzione di fare a gara a chi ha accumulato più roba nel corso degli anni. Anzi, se avete qualcosa di cui andate particolarmente fieri, vi invito a scriverlo qua nei commenti o a passare questa sera in live per mostrarlo a tutti quanti. Poi, la mia è solo una passione che mi porto appresso da 2 decenni, forse anche qualcosina di più. E l'idea del video nasce dall'incredibile espansione che ha subito il mercato del collezionismo videoludico negli ultimi anni. Sono io il primo a essere rimasto sorpreso di molte delle valutazioni che verranno mostrate in questo video. Come metro di valutazione ho utilizzato quello dei venduti su eBay, facendo una stima a ribasso, più o meno, di quanto la gente sarebbe disposta a spendere per una copia nelle condizioni in mio possesso. Se credete che io abbia toppato in un modo o nell'altro, fatemelo sapere nei commenti, oppure fatevi un giro dei venduti su eBay proprio come ho fatto io. Ah, e ho limitato la scelta dei 10 titoli solo a giochi in edizioni normali, niente collectors, e ho escluso anche accessori e console. Anche perché se no il pezzo più raro al momento è la mia PlayStation 5, ma spero che nei prossimi mesi la situazione cambi radicalmente. E in ultimo, si tratta sì di una classifica, ma potreste trovare delle posizioni che rompono l'ordine crescente di valore. A volte ho preferito dare priorità agli oggetti veramente rari, ovvero quelli che si fa difficoltà a reperire, piuttosto che a quelli che costano tanto, ma basta farsi un giro su eBay per trovarne a bizzeffe. Quindi perdonate la lunghissima introduzione, ma quando si trattano argomenti così delicati, la gente tende a essere molto suscettibile e io, detto sinceramente, non c'ho voglia di litigare. Quindi lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e così possiamo partire alla conquista non violenta di YouTube Italia a forza di nerdate dure. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo da una decima posizione simbolica, un gioco che oggi ha raggiunto un valore intorno ai 100 euro, ma a cui sono particolarmente affezionato. Sto parlando di Cooler World, un titolo che mette in luce quanto sia bizzarro il mercato del collezionismo videoludico. Cooler World è un puzzle game senza infamia e senza lode, che all'epoca risultava parecchio straordinario per l'utilizzo della grafica in 3 dimensioni e di una telecamera dinamica che metteva a dura prova le leggi della fisica e il senso dell'orientamento del giocatore. Io ricordo di averci passato sopra le ore, ma non sulla versione completa del gioco, ma bensì sul demo disc che era presente insieme alla console. I venduti si attestano intorno ai 100 euro e questa versione ha anche l'italiano, lingua che all'epoca non veniva ancora messa in fondo in ultima posizione. La vera domanda è, li vale i 100 euro? Io vi dico che è anche compatibile col DualShock. Se non è una feature premium questa, fate voi. Salendo un po' di fascia di prezzo, a questo punto parlerei di uno dei remake più discussi di sempre, ovvero
Twin Snakes, il primo Metal Gear Solid reimmaginato per Nintendo GameCube. Oggi il titolo non lo si trova sotto i 130 euro e si arriva a spendere anche di più se si cerca la versione italiana col triangolino blu. Ho come l'impressione che si tratti di uno di quei titoli che ha venduto poco anche per una console poco diffusa come il GameCube, il che lo rende un titolo molto ricercato, soprattutto tra gli appassionati del brand, che magari all'epoca erano gli stessi che guardavano indignati questo remake. La mia copia è in buone condizioni, completa di tutto, peccato che l'umidità a cui l'ha esposta il precedente proprietario ha reso ondulata la copertina, sia sul fronte che sul retro. Ma non mi lamento di certo. Purtroppo quando si parla della serie di The Legend of Zelda i prezzi ormai sono schizzati alle stelle e tappare i numerosi buchi che ho in collezione è praticamente impossibile, quindi uno dei titoli più rari e costosi che sono riuscito a accaparrarmi è senza ombra di dubbio The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Gli Zelda sviluppati da Capcom si stanno facendo via via sempre più rari e le quotazioni di Oracle of Seasons e Aegis non accennano a scendere. La cosa positiva è che credo esista solo una versione europea multilingua, quindi acquistare una copia all'estero equivale a ritrovarsi comunque almeno la scatola con le scritte in italiano. Fortunatamente la mia copia è completa di tutto e in ottime condizioni, ed è probabilmente uno dei giochi Game Boy Color di cui vado più fiero, ma la mancanza di Aegis mi fa sentire incompleto. Passiamo ora al Nintendone. Collezionare per Nintendo 64 è sempre stato difficilissimo e i pezzi più ricercati hanno raggiunto sempre quotazioni molto elevate, figuriamoci oggi che il mercato è letteralmente impazzito. Il risultato è che ho pochi giochi per Nintendo 64, ma se ce n'è uno di cui vado fiero, beh, quello è Super Smash Bros. Ecco, forse questo è uno di quei titoli che non è così facile da trovare in giro. Almeno io l'ho visto messo in vendita raramente. Non sorprende che le sue quotazioni siano parecchio salite in alto e ora, con meno di 140 euro, una copia europea completa di tutto difficilmente ve la porterete a casa. La mia copia è in condizioni eccellenti, ha tutta la manualistica, compreso il pesantissimo libretto di istruzioni multilingua. Peccato che sia in bianco e nero. Poi, l'artwork in copertina è la cosa più bella del mondo. Anzi, è la seconda cosa più bella del mondo. La prima? L'artwork della versione giapponese, ovvio. Giunti a metà classifica, salutiamo il cubetto con un altro titolo che è stra ricercato tra gli appassionati del GameCube. Mi riferisco a Paper Mario, il portale millenario. Il titolo di sicuro non c'è bisogno che ve lo presento, visto che da molti è considerato come uno dei migliori giochi del GameCube in assoluto. E anche a dirlo, è anche uno dei migliori Paper Mario secondo gli appassionati della serie. Questa riverenza nei confronti del gioco, unita alla condanna del triangolo blu, non può che risultare in una cosa, un prezzo che si aggira come minimo intorno ai 140-150 euro, ma per cui la gente è disposta a spendere anche di più. Un gioco epocale, eh? Certo che 180 euro iniziano a non essere pochi. Ora vi devo parlare non di un gioco, ma di una serie intera, il cui valore è difficile da quantificare. Infatti sono in possesso di tutti i Final Fantasy per Game Boy Advance, e tutti, tranne uno, il sesto capitolo, sono sealed, ovvero sono ancora nuovi, imballati e mai aperti. Il mercato dei sealed è difficile da approcciare. Un gioco nuovo, mai aperto, assume un valore molto più alto di una copia tenuta in perfetto stato. Ma c'è veramente qualcuno disposto a spendere così tanto per un gioco che non potrà mai essere aperto? Quindi i venduti di questi Final Fantasy oscillano tra i 150 e i 250 euro, a volte di più, a volte di meno. Final Fantasy VI in particolare, anche se usato, viene spesso venduto intorno ai 200 euro, soprattutto se nelle edizioni regionali. Però ditemi, tra di voi ci sono maniaci della Red Strip Nintendo? Ha senso collezionare i sealed? Ma ora facciamo un passo indietro, tornando al Game Boy Color, per un titolo di cui vi ho già parlato in un video, che però nessuno di voi ha visto, lo so. Mi riferisco a Metal Gear Solid per Game Boy Color, conosciuto in alcuni paesi come Ghost Babel. Sì, esiste un Metal Gear Solid per Game Boy. No, non è un gioco in tre dimensioni, ma sì, è un titolo niente male. Il fatto che sia un episodio semi sconosciuto vi dovrebbe far immaginare da subito l'entità del prezzo a cui viene venduta una copia europea. Qui si vola su quotazioni che sforano facilmente i 200 euro. La mia copia ha qualche acciacco, ma è completa di tutto, anche del manuale di istruzioni multilingua, a colori. La parte più bella? L'iconico errore di battitura sul retro della confezione.
Sviste come queste mi fanno impazzire. Metroid sarà stata anche una serie dimenticata per decenni, ma i collezionisti state sicuri che non l'hanno mai persa di vista. Su Game Boy Advance, il remake del primo episodio apparso per NES, ovvero Metroid Zero Mission, è uno di quei giochi per cui la gente è sempre stata disposta a investire cifre molto importanti. Lasciate perdere questo sealed a quasi 900 euro, forse leggermente esagerato, ma una copia completa in ottimo stato raggiunge a volte la soglia dei 300 euro, anche se con un po' di pazienza si riesce ad acquistare Zero Mission con soli 250 euro. Regalato, un affare. Il gioco rimane uno dei migliori del catalogo GBA, ma la cosa che più mi sorprende è l'incredibile differenza di prezzo tra Fusion, che è uscito anche prima, e questo remake. Probabilmente il numero esiguo di copie in cui è stato stampato ha contribuito a renderlo un pezzo molto raro. La seconda posizione di questa classifica non poteva che essere occupata da uno dei giochi a cui sono più affezionato in assoluto, e mi sto riferendo a Secret of Mana per Super Nintendo. In live ho già spiegato la storia che mi lega a questo titolo, ma qui voglio lasciare il mistero. Se siete curiosi, vi invito, come al solito, a presentarvi in live questa sera alle 21:30 sul mio canale, sul sito Viola. La storia bellissimo. Immaginatevi, a quasi 30 anni dalla sua commercializzazione, quanto può essere difficile recuperare un titolo in queste condizioni. Il cartone è perfetto, dentro i manuali non presentano neanche uno strappo e c'è anche lei, la mappa di gioco. Che nostalgia, una cosa incredibile. Portarsi a casa una versione italiana GIG completa di tutto è un suicidio economico e lo consiglio solo se avete un qualche tipo di legame a questo titolo. Nel 2015 feci la follia di investire parte del mio primo stipendio in questo titolo, spendendo circa 200 euro. Oggi Secret of Mana raggiunge tranquillamente i 400 se tenuto in condizioni eccellenti. La verità però è che da questa copia io non ho nessuna intenzione di separarmi. E chiudiamo forse con quello che è il titolo più insensato di tutti, un altro pezzo da 90 che raggiunge tranquillamente i 400 euro di quotazione, nonostante non sia di certo un capolavoro. Sto parlando di Rule of Rose per PlayStation 2. Ora, io con molta fatica riesco a capire che i 400 euro di Secret of Mana possono essere dettati dalla difficoltà di conservare per 30 anni un pezzo di cartone, ma per un gioco PS2 il discorso cambia radicalmente. Sì, dietro alla distribuzione di Rule of Rose c'è una storia assurda. Le copie vennero ritirate dalla vendita dopo che un articolo dai toni sensazionalistici apparso su Panorama lo etichettava come il gioco dove bisognava seppellire dei bambini. Apriti cielo, associazioni di genitori scandalizzati, in Italia si è rischiata l'apocalisse di indignazione, per un'affermazione anche falsa, e Rule of Rose è diventato raro come un mio video senza errori. La verità è che si tratta di un survival horror mediocre, non bruttissimo, ma che difficilmente avrebbe lasciato un segno nel mercato del collezionismo se non ci fosse stato questo scandalo mediatico. Vi lascio solo notare quanto lo pagò il primo proprietario, 16 euro. E direi che questa ultima valutazione lascia le porte aperte per una bella discussione questa sera in live. Io intanto vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per sapere se anche voi avete qualche pezzo di cui andate estremamente fieri all'interno della vostra collezione. Non mi resta che darvi appuntamento a dopo per una live sul sito Viola oppure a domani per un nuovo video. Voi in ogni caso riposatevi, fate i bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Poro, Michele Poro, Poro Poro. Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Come un mio video senza errori.